La vaccinazione è l'unica opportunità per prevenire gravi malattie infettive. Questo è il messaggio che l'ASP di Caltanissetta, in occasione dell'Influ Day, ha voluto lanciare alla cittadinanza. Una giornata di sensibilizzazione anti-influenzale, quella promossa dall'assessorato regionale alla salute, alla quale anche quest'anno ha aderito l'ASP, per ribadire ancora una volta come i vaccini siano il mezzo sicuro ed efficace per prevenire l'influenza e ridurne le possibili complicanze, temibili soprattutto per le persone affette da malattie croniche e per gli anziani. Secondo le previsioni, l'influenza quest'anno metterà a letto 6-7 milioni di italiani contro i 5 milioni dello scorso anno. Una campagna, quella antinfluenzale, che ha preso il via lo scorso 24 ottobre, che proseguirà sino al 28 febbraio. Positivo al momento il trend. L'ASP infatti ha sinora acquistato 44.300 vaccini contro i 39.000 somministrati lo scorso anno nei 22 comuni della provincia. Per l'occasione il direttore generale dell'ASP, Carmelo Iacono, e il direttore sanitario Marcella Santini, assieme a tanti altri medici, si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino per poi indossare la spilla "Io mi vaccino". Una vaccinazione rende la vita più sicura. Si è visto che laddove c'è stato un calo delle vaccinazioni c'è stato un aumento della mortalità. Tra l'altro quest'anno si aspetta un'influenza particolarmente virulenta, per cui il consiglio di vaccinarsi è un consiglio sempre più esteso alle fasce a rischio, alle persone fragili, agli anziani che sono sottoposti alle complicanze della malattia. La vaccinazione antinfluenzale va fatta, non ha grossi effetti collaterali, non ci sono problemi, e consigliamo anche l'antipneumococcica, soprattutto per le fasce anziane. I medici di famiglia hanno aderito tutti alla campagna vaccinale, sono in possesso dei vaccini, pertanto si recano dal proprio medico, il proprio medico eseguirà la vaccinazione. Prevista la vaccinazione antinfluenzale anche per i bambini dai 6 mesi in su di vita, prima riservata solo ai pazienti affetti da patologie croniche o frequenti infezioni alle vie respiratorie. Vaccino che potrà essere somministrato in questo caso dai pediatri, che tornano ancora una volta a ribadire l'importanza delle vaccinazioni in generale. Parlando in generale, sicuramente le vaccinazioni stanno diminuendo, e questo chiaramente grazie, tra virgolette, alle cattive informazioni di internet, ai messaggi sbagliati che vengono dati, e scendendo praticamente sotto la soglia del 95% c'è la possibilità di vedere riemergere delle malattie importanti, quale può essere la poliomielite, che non vedevamo da tempo, la difterite o ad esempio anche il tetano. Quindi un invito forte a tutti i genitori di vaccinare i bambini per tutti i tipi di vaccinazioni che oggi esistono. E ricordiamoci che la Regione Sicilia oggi è al primo posto in Italia, perché il calendario permette di vaccinare tutti i bambini per tutti i vaccini e gratuitamente.